questa è l'ultima volta che ti faccio aprire un uovo di Pasqua. Ciao pagherine e pagherine, andiamo ad aprire le uova di Pasqua. Quest'anno ne abbiamo ben 3 da aprire. E non ho capito se sono mie, se sono di Christian, se sono nostre, perché in realtà quello che diciamo ha scelto Christian, anche se piace molto a me, è quello rosa di Baci Perugina, perché ci piace a entrambi tantissimo il cioccolato rosa. A voi piace il cioccolato rosa? Qual è il vostro cioccolato preferito? A me piace tantissimo il fondente e il rosa e il bianco, cioè tutti. Il primo che andiamo ad aprire è quello rosa e Baci Perugina con la cioccolata tutta rosa, che secondo me è molto bella e veramente buona. Devo dire che è decisamente la mia cioccolata preferita. Non so se è colpa del colore, però di per sé è veramente troppo buona la cioccolata rosa. Io la amo. Questo è... Cosa ci abbiamo trovato? Abbiamo trovato due Baci Perugina. È una collana. No, un portachiavi a forma di cuore che potresti usare anche come ciò. Beh, alla fine non è malvagio. No. È buonissima, soprattutto perché c'è caldo ed è pure un po' sciolta, quindi ci piace. Andiamo ad aprire un uovo speciale che mi manda direttamente la mia coniglia Priscilla, che purtroppo non c'è più. Cristiana, tu cosa speri di trovarci? Ma da queste immagini mi piace il prosciutto. A me piace lo scoiattolo. Anche se c'ha la faccia dal muso che sembra un cavallo. Ma secondo me ti somiglia un po'. Ma guarda che bello. Beh, Cristiana, siamo pieni di cioccolata, non ti lamentare. Oh, mi si sta sciogliendo in mano. C'è un odore di cioccolata. È il riccio? Che sì. Sì, è il riccio. Sì. Beh, alla fine non ha vinto nessuno dei due, però è molto carino. Poverino, stava stretto stretto. È molto carino il riccio. Sembra un po' una scimmietta. No, fa che poco che prende forma. Il riccio! È molto peloso, sì. Eh beh, sono tipo gli aculei. Ciao! Che carino. Gordon, ti faccio vedere che cosa abbiamo trovato. Gordon ama i peluche, secondo me lo vuole regalato. Anche perché Gordon, dovete sapere, che tratta benissimo i suoi peluche, non li distrugge. Sì, ci dorme insieme, se li coccola, quindi magari se lo vuole glielo regaliamo a lui. No, tutto di Gordon. Eh certo, tutto di Gordon. Ti piace Gordon, lo vuoi? E adesso l'ultimo uovo, quello Kinder. È impossibile non andare matti per l'uovo di cioccolato della Kinder. Perché nonostante non sia... Cioè, è un cioccolato al latte, devo dire, no? Non è né bianco né... È un cioccolato al latte. Però è sempre irresistibile. È impossibile non andare matti per l'uovo di cioccolato della Kinder. Perché nonostante non sia... Cioè, è un cioccolato al latte, devo dire, no? Chissà che cosa ci troviamo qua dentro. Beh, io mi sono portata un po' sfiga da sola, devo dire, prima. Però chi mi conosce sa che cosa vorrei trovare dentro. Quello Kinder inespugnabile. Beh, fai vedere che sei forte, che riesci ad aprirlo. Quel circuito ti sta mettendo in difficoltà. Anche senza... Anche senza fuori. Vai. You can do it, Cristiano, come Goku. Vai, come Dragon Ball. Sarei rientrato in quella parte. Goku, non posso venire in tuo aiuto. Non penso che... Che Goku usasse questo metodo. Non ho mai visto un uovo di Pasqua aperto così male. Questa è l'ultima volta che ti faccio aprire un uovo di Pasqua. Cosa ci sarà dentro? Oh... Frozen. Beh, sì. Ecco, esattamente. Elsa. Mannaggia, lo sapevo. Magari qualcuno la vuole scambiare. Guarda quanto sono bravo ormai a montare le costruzioni. Ma gliel'hanno messo... Perché c'è bisogno delle mani? Ma tra l'altro cosa sta controllando col braccio alzato? Se sta questo. Piovendo? Ah. Ma non è la base? Sì, ma non è un giavellotto. Ah, è un fermaglio per capelli. Il fermaglio? Vedi, perché si alza e ci metti i capelli. Okay. In mezzo. Guarda, se vuoi. Vedi, io non ho molti capelli, però. Beh, sì, ti sta veramente bene. La cioccolata più buona. Allora, la cioccolata più buona è quella dei Baci Perugina rosa. Cioè, la
quella da rosa è troppo buona. Poi mi piace quella della bavola. A me invece quella è quella che è piaciuta di meno, perché non vado matta per il cioccolato al latte. Ma scusa, ti piace il Kinder? Il Kinder ha un gusto a parte. Cristian, sei un mostro che non ti piace la cioccolata Kinder. Non mi piace più. Con questo è tutto, abbiamo aperto ben 3 uova, abbiamo trovato delle sorprese un pochino, vabbè, sono belle, però un po' deludenti, ecco, perché altro perché volevo Anna di Frozen. Fatemi sapere in un commento qual è l'uovo che avete trovato voi, la sorpresa che avete trovato voi, e basta. E cosa avete mangiato, ma insomma scrivetemi quello che vi pare nei commenti. Ciao!